Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, qua è Lioxe. Oggi siamo qua in un nuovo video della vanilla ragazzi. Signori, nello scorso episodio, intanto vi auguro, cioè spero che avete passato delle buone feste, perché oggi questo video uscirà giovedì, che dovrebbe essere 29, quindi spero che avete passato un buon Natale e ovviamente anche un buon Santo Stefano, avendo mangiato e cose così. Io ovviamente l'ho fatto, spero anche voi ragazzi, infatti sto ancora male, no scherzo però. Va bene ragazzi. Nello scorso episodio non mi ricordo neanche più che cosa. Ah sì, siamo andati in miniera ragazzi. Siamo andati sì in miniera. E infatti qua ragazzi c'ho ancora tanta roba. Il ferro, tutte queste cose qua che abbiamo trovato nello scorso episodio. Riguarda qua ragazzi che c'è un Enderman qua. Eccolo lì, va bene, fuori la mia finestra. Vabbè ragazzi, fai. Prima di iniziare questo video ragazzi, insieme all'Enderman che è esattamente dietro di me, adesso non c'è più, vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi sia per supportare il canale ma anche per supportare la serie. Vi ricordo inoltre, cosa molto importante ragazzi, mi raccomando, commentare sotto questo video perché così verrete messi siete iscritti ragazzi. Oggi purtroppo non c'è nessuno a inserire perché nessuno mi ha chiesto di essere aggiunto. Però ragazzi, mi raccomando, se volete essere aggiunti esattamente qua per continuare, raccomando, commentate. Cioè, prima, se non siete iscritti, iscrivetevi. Mentre se siete già iscritti, commentate e fatemelo sapere. L'importante è che a 500 iscritti ci sarà uno speciale di 500 iscritti che sarà soprattutto una sorpresa per voi. Quindi mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi. Va bene, bando alle ciance, ragazzi. Detto questo, direi di partire subito a, diciamo, per farvi vedere che cosa volevo fare in questo episodio. Ragazzi, purtroppo ovviamente sono state le feste e ragazzi, per quanto riguarda questo diciamo abbellimento che doveva continuare fino lì, non sono riuscito, mentre anche il mob spawn non sono riuscito ancora a fare nulla. Prossimo episodio cercherò di portarmi avanti e già il prossimo episodio almeno qualcosa di fatto in teoria vedremo. Non vi assicuro niente ragazzi, però comunque sono state le feste, quindi sapete, capitemi. Va bene ragazzi, allora in questo episodio innanzitutto non vedo neanche che cosa volevo fare in questo episodio ragazzi, ma in questo episodio volevo fare una farm di pecore ragazzi, perché avevo già preparato le pecore là nella sala dietro la torre, no? Qua lì dove ci sono i maiali, e ho preparato delle pecore lì dietro perché così ragazzi facciamo questa farm automatica ragazzi, perché io non vedo l'ora di avere i tappetini. Comunque di poter abbellire anche con la lana colorata e perché così dopo le costruzioni vengono migliori. Qua ragazzi ho già fatto diciamo. Ah, non sarà una farm. Sì, ci saranno vari colori, quindi varie pecore colorate. Però comunque ragazzi non. Cioè non saranno tipo come la farm quella lì di pecore, quella lì dove ci sono ogni colore diviso. No ragazzi, volevo fare una farm semplice tanto per inizio di farm. Poi ragazzi quella la faremo più avanti. Però ragazzi facciamo questa farm che è molto molto semplice ragazzi, quindi direi di iniziare subito a costruirla. Allora, avevo fatto questa base qua perché ragazzi tutto questo qua deve diventare erba ragazzi. E quindi diventando erba, quindi qua ho preparato una cassa che possiamo utilizzare subito. Allora, innanzitutto ragazzi dobbiamo fare la base, ovvero con il carrello. Già aveva la base ragazzi, quindi allora, intanto qua l'apertura deve essere di 2 e non di 1, benissimo. Poi qua con questa terra qua non so, però non, vabbè sì, tanto non mi serve tutta. Possiamo arrivare tipo fino qua, ok. Poi potremmo farla anche più larga, però no, cioè va bene qua. Voglio uno di quelli alimentati, ecco qua, facciamo così. Perfetto, e andiamo fin qua. Poi qua ci sarà il posto delle tramogge, ok. Qui, anzi possiamo già farlo in teoria, quindi perché dobbiamo fare tipo una cosa del genere. Sì, loro, il carrello praticamente si alzerà, ok, e poi tornerà giù. Bene, aspettate che qua però ci serve, allora facciamo anche la stessa cosa di qua. Tra l'altro ragazzi vi ricordo come sempre che io sto piccone qua ragazzi, veramente tanta roba, manca solo ripristino ragazzi. E più ragazzi dobbiamo iniziare a prendere qualche villager, dobbiamo iniziare a prendere qualche villager e portare. No ragazzi, però qua abbiamo sbagliato, qua dobbiamo farlo di uno. Sì, dobbiamo farlo di, ho sbagliato, dobbiamo farlo di uno più in là, quindi cioè praticamente così. Tac tac, no 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 no, non così. Tac 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 tac, bene. Qua le, intanto prendiamo con questa ragazzi, così ci dà, esatto, c'è il tentativo blocco. Sì ragazzi, qua c'è tutta ghiaia, qua tutta sta terra l'ho messa io, quindi cioè allora aspettate, facciamo così, no non così, così, e dammi questi. Perfetto, e in più ci facciamo passare questi. Perfetto, quindi abbiamo, si deve alzare, quindi sarà una roba questo tipo qua, questo arriverà qua e poi girerà. Perfetto ragazzi, va benissimo. Dobbiamo fare la stessa cosa anche qua, che bisogna chiudere ragazzi, che sennò dopo entrano tutte di più. Quindi chiudiamo
qua. Abbiamo fatto, diciamo, una base. Bene, 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 bene. Allora, qua prendiamo tutto. Intanto vediamo se il carrello va, perché se non va il carrello, ragazzi, è un po' un problema, eh. Allora, vediamo se va. Ok. Sì, va. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, abbassiamo un attimo l'audio, ragazzi, perché sennò... Ok, il carrello me lo segna come creatura amichevole, va benissimo. E qua ci manca un blocco. Manca un blocco qua che diventa verde, va bene. Allora adesso ragazzi passiamo allo step successivo. Io qua mi sono intrappolato da solo, bene. E prendiamo ragazzi il ferro. Tramoggia non ci serve. Distributori e osservatori. E anche la redstone. E anche questi. Sì, ok, basta. No, dai, già notte, raga, ma che palle. Vabbè, ragazzi, dormo e poi ci vediamo domani, ragazzi. Tanto dovete trovare un nome anche qua, là. E poi anche se volete trovare un nome ai cavalli che male non fanno, ne sarei lieto, ecco, ne sarei molto lieto. Madonna, Slenderman, che ho fatto bene un infarto. Ok, ragazzi, è giorno, è giorno, è giorno, è giorno. E quindi direi che è il momento di continuare la nostra mitica costruzione. Andiamo subito a continuarla, ragazzi. Perché sì, cioè. Va bene, allora, qua, ragazzi, bisogna poi fare... Ecco, fare una roba del genere perché qua c'è il boss. Va bene, ragazzuoli. Allora, prima cosa da fare è mettere gli osservatori rivolti verso qua. Ecco qua. Perché? Praticamente come funziona? Quando lui praticamente vedrà che la pecora mangerà il blocco d'erba, cioè che lo trasformerà da blocco di erba a blocco di terra, lui darà l'impulso al, ovviamente qua ci sarà un, come si chiama, un distributore che con all'interno una forbice e all'impulso dell'osservatore taglierà la lana alla pecora. Così mi dà fastidio vedere. Ok, perfetto. Vediamo qua, adesso crescerà 1, 2, 3, cresce. Allora mettiamo l'osservatore anche qua, però ragazzi ci sarà qua, qua non va bene. Qua ce ne sarà un'altra fila dietro che praticamente sarà quella che andrà a dare, diciamo, l'impulso all'osservatore, ragazzi. Sarà quella che da... Quindi allora praticamente mettiamo anche il distributore che andrà messo esattamente qua. Perfetto. E ragazzi, all'interno, ovviamente poi qua sopra agli osservatori ci andranno messi una fila di blocchi. La ce l'ha detto il mercante. Ci andrà messa una fila di blocchi esattamente in questo modo qua. Completiamo la parte dietro, ragazzi, così poi passiamo alla parte davanti. Qua chiudiamo esattamente così. Perfetto. Chiudiamo anche di... No, te però no, no, no. Dai, ragazzi, mi ha bloccato la... Pff, io non ci posso, cioè devo uccidere, sì. Guarda, mi ha bloccato. No, ragazzi, ma io non lo so, non ho parole. Vabbè, dicevo, poi chiudiamo anche qua, così che gli osservatori non si devono vedere. Perfetto. E infine, ragazzi, dobbiamo piazzare, a collegare, dobbiamo piazzare la redstone, che praticamente collegherà l'osservatore ai due, diciamo, distributori. E ora, ragazzi, cioè, rimane da fare due cose, anzi tre cose in realtà. Anzi, 4 perché questo stupido mi ha bloccato. In ogni distributore due praticamente cesoie, ragazzi. Che così, ragazzi, più ne mettiamo e più durerà. Perché poi, ragazzi, prima o poi queste cesoie si distruggeranno. Bene, siamo arrivati qua. Ne facciamo altre qua. Bene, ragazzi, ok, abbiamo fatto anche questo. Rimane da fare l'unica, l'ultima cosa, ovvero mettere la staccionata, ragazzi. Che praticamente sarà quella che eviterà, diciamo, che le pecore usciranno. Quindi praticamente la mettiamo qua così. Ecco fatto. No, non qua. Aspetta, facciamo così, così questi escono. Va bene. Perfetto. Ok. Poi, dicevo, continuiamo. Ragazzi, c'è questo qua che deve andare. No, ragazzi, questo qua deve andare però, madonna. Ok, vedete che funziona, che ha tagliato. Qua però mi devi ridare il blocco e ora rivai. Perfetto. Ragazzi, poi è fatta. Cioè, poi l'ultima cosa che rimane da fare è, vabbè, un po' abbellirla fuori e mettere anche le pecore. Quindi, ragazzi, direi, ok, perfetto. La farm, ragazzi, è completa. L'unica cosa che ci manca, ovviamente, è mettere le pecore e un po' abbellirla qua fuori. Quindi, non ci credo. Io, ragazzi, li uccido questi. Ma perché? Perché deve fare così? No, ragazzi, mi dispiace, ma...
Quando è troppo è troppo. Cioè mi dispiace, ma porca miseria. No, è ripartito. Cioè, non, cioè in realtà non li stupidi là, ma lo stupido quello là, perché quello là che è... Va bene ragazzi, adesso finisco di abbellisco un pochino e ci vediamo una volta che ho finito di abbellire. A few moments later. Ok ragazzi, la costruzione è finita, come potete vedere ho messo già le pecore, io ho messo, ovviamente ho cercato di alternare un pochino e come potete vedere anche già notte, potete vedere su due clip, e qua ho alternato come potete vedere i colori, quindi cioè nel senso adesso ovviamente anche mentre l'ho messo, cioè loro hanno iniziato a mangiare, quindi la farm si è anche attivata, come potete vedere qua ha già iniziato, ovviamente la terra no, a droppare diciamo le prime lane ragazzi, quindi la farm sta già funzionando, quindi non vedo l'ora che noi continuiamo a ricaricare le forbici. La farm continua ad andare, quindi non vedo l'ora che si riempirà per poter fare ragazzi tante tante costruzioni con la lana colorata. Bene ragazzi, da questo video è tutto, cioè io spero che la farm vi sia piaciuta ragazzi, è una farm comunque molto semplice da fare e ci serviva ragazzi, ci serviva perché questa qua ragazzi è anche la prima nostra farm automatica di questo mondo. Spero che anche con le decorazioni vi piaccia, come potete vedere qua ho fatto un po' così con dei lampioni, qua ho messo un po' la stradina bella e ho arredato anche un pochino lì la montagna, come vedete l'ho arredata perché non mi piaceva affatto come era prima, quindi ragazzi per prima stiamo abbellendo questo mondo qua ragazzi. Prossime costruzioni ragazzi ci espanderemo anche di qua perché mi piaceva tanto anche questo posto, quindi probabilmente ci espanderemo. Cosa costruire ragazzi? Niente ragazzi, io adesso scappo a dormire perché sennò qua spona di tutto. Ragazzi, che dobbiamo ancora fare l'ingresso della miniera. Qua c'è ancora il salmone, sì che c'è ancora, grande, guardatelo lì. Va bene ragazzi, qua ragazzi, prima mi era spawnato un coso, ah, ok, non c'è più. Va bene ragazzi, io prima di chiudere vi ricordo, come sempre lasciate un bel like e iscrivetevi se potete supportare il canale, ma vi ricordo ragazzi inoltre soprattutto di praticamente iscrivervi e commentare per essere aggiunti là sotto, ovvero nella stanza degli iscritti. Fatelo ragazzi, mi raccomando, perché ovviamente, cioè se volete, ovviamente se non volete ragazzi non fatelo, però, però iscrivetevi. Va bene ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere se la farm vi è piaciuta, noi ci vediamo in un prossimo video, da Alex è tutto, ciao!